Live Social. Ben ritrovati amici di Radio News 24, Live Social continua con interviste e storie. Bene, passiamo alla prossima ospite di oggi. In collegamento telefonico c'è l'insegnante di danza caraibica e di danze angolane, Paola Cioci. Benvenuta. Ciao, grazie, grazie dell'invito. Grazie per aver accettato il nostro invito. Bene, e Paola oggi ci parlerà della salsa. Buona da mangiare, sì, ma quando la si balla è tutta un'altra cosa. E chi ha qualche volta praticato, ha provato, capisce che stiamo parlando di un ballo estremamente sensuale. Sì, decisamente sì. Dunque, intanto ci tengo a dire il nome della mia associazione, se posso. Noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica, ci chiamiamo La Cantera, siamo di Città di Castello. Siamo un'associazione nata nel 2015 proprio per promuovere questo bellissimo ballo che è la salsa. Ma non solo, perché poi noi facciamo anche bachata, merengue, quindi insomma tutte le danze caraibiche e le danze angolane. Ho capito. Quindi ci sono tante discipline appunto intorno a tutte le danze caraibiche, insomma. Sì, bene. Decisamente sì. E Paola, da quando sei insegnante di salsa? Guarda, io mi sono affacciata a queste danze 21 anni fa, quindi è tanto. All'inizio da allieva, chiaramente, poi dopo qualche anno sono passata a fare dei corsi specifici per insegnanti e ho cominciato ad insegnare per altre scuole. Quindi ho fatto una lunga gavetta prima proprio di creare un'associazione mia nella quale insegno insieme a mio marito. E siamo appunto insieme dal 2015. Ah, bello, bello, bello. Una bella esperienza professionale, quindi che parte dalla passione, trova anche l'amore e poi diventa appunto una palestra, un'associazione. Dove siete con la palestra, tra virgolette? Con la allora, noi abbiamo diverse sedi sparse in Umbria, in Toscana, perché Città di Castello, come sapete, è il confine. Siamo su nell'Alta Umbria, nella Val Tiberina, quindi siamo al confine con la Toscana. Noi abbiamo le sedi a Città di Castello, a San Giustino, per quanto riguarda l'Umbria, e per quanto riguarda la Toscana, a San Sepolcro. Bene, bene, quindi siete proprio al confine, sia toscani che umbri, e quindi sì. State tranquilli, avete tutti e due la possibilità di imparare la salsa. Allora, sì. Parlando appunto di questa bellissima danza, quando nasce la salsa e dove soprattutto? Ah beh, qui andiamo molto indietro col tempo. Diciamo che vabbè, nasce nei Caraibi, nasce intorno alla seconda metà del XIX secolo, quindi siamo nel 1800, e nasce perché c'è stata una contaminazione, una mescolanza tra le tradizioni musicali di quelli che erano i colonizzatori europei e i ritmi che hanno poi portato gli schiavi africani. Quindi tutto nasce dall'Africa, praticamente. Bene. Quindi c'è proprio una mescolanza di ritmi sia africani sia caraibici che porta poi a... qualcuno mi disse, la salsa si afferma poi verso gli anni 40 sulle scene internazionali. Quello sì, perché poi insomma diciamo che soprattutto in America poi si sono uniti quella che è la musicalità del jazz, del rhythm and blues, della rumba, della cumbia, e quindi questo ha creato diciamo questa calza appunto, cioè questo insieme, questa mescolanza di ritmi. Ok, allora. E per gli amici in ascolto, se siete umbri o toscani e avete voglia di imparare le danze caraibiche e le danze angolane, vi rimando al numero di telefono 339-7956-368 e ovviamente anche la pagina mail cioci.paola@libero.it. Vi ricordo anche la pagina Instagram Eric Paola La Cantera e la pagina Facebook Eric e Paola ASD La Cantera.
Live Social torna fra pochissimo, non ho potuto salutare la mia ospite, vi ringrazio comunque. Live Social.